qui oggi cominceremo a lavorare l'esterno e l'interno coscia. Vi proporrò in questo video degli esercizi di livello base. Cominciamo a scaldarci. Vai. Resta qui, scendi e sali. Riscaldiamo. Piedi ben aperti e scendi giù. Ok. Ancora. Giù. Giù. Ok. E qui. Apri e chiudi. E affonda qui. Affondo e torno. Affondo e torno. Vai. Stiamo riscaldando. Cominciamo ad attivare i muscoli delle gambe, interno, esterno coscia, glutei. E cambia. Vai, affondati qui e torna. Ancora. Sto qui. Ora apro e estendo. Movimento lento. E su. E su. Vai. E su. Ancora. Concentriamo il movimento sulla parte esterna della gamba. Ancora. Tieni la parte dell'addome sempre contratto, schiena dritta. E cambio gamba, vai. Su e giù. Vai. E giù. Vai. Ancora. Ancora. E 5. 4. 3, 2, 1, l'ultimo, e ok, recupera, muoviamo sempre le gambe, vai, muovi, e adesso, 1, e cambio, vai, alterna, 1 e 1, su, su, ancora, gli ultimi due, vai, uno e due, ok, muovi, recupera. Ok, adesso, gamba a terra leggermente piegata, la gamba destra è tesa, vai su e giù, su e giù, su, ancora, vai su e giù, su e giù. Tieni la gamba a terra sempre piegata, ok? Su, ancora, vai. Puoi anche usare le braccia se ti serve per darti l'equilibrio, con le ti trovi, vai, e cambio gamba, marcia, sciogli, recupera, ok, gamba a sinistra applicata, destra, e tesa la sinistra, vai su e giù, vai, su, su, ancora, bene,
su, 4, 3, 2, 1 e stop, recupera. Ok, andiamo ad attivare l'interno coscia prima di scendere a terra e cominciare a lavorare a terra. Quindi apro bene le gambe, un po' più ampie delle spalle, punte aperte, scendi e sali, scendi e sali, vai, e giù, movimenti lenti, e giù, ancora, e resta qui, sali, sali, tieni, 4, 3, 2, 1 e stop, recupera, sciogli, ok, adesso da qui porto su e tocco, su e tocco, mano, tallone opposto, su, apri bene la gamba e tocco, tocco, ancora, vai, puoi anche prendere il ritmo e farlo più velocemente, vai, ancora, ancora, ok, bene, adesso prendiamo il tappetino, mettiamo su un fianco, gamba a terra leggermente piegata, gamba destra tesa, alzata, piede a martello e vai su e giù, vai, su e giù, cominciamo a lavorare tutta la parte dell'esterno coscia, in questo modo viene interessato in maggior modo il lavoro in questa zona. Due giù, ancora, e resta su, resta, e relax, ok, recupera, ripetiamo, vai, su e giù. Tieni il piede a martello, ok, resta su e vai piccoli, su, 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 dovreste già cominciare a sentire che lavora e che brucia, tieni, conta, 5, 4, 3, 2, 1, e relax, sciogli, ok, adesso da qui facciamo delle piccole rotazioni all'esterno, vai, ancora, resta su, tieni e relax, sciogli, sciogli, porta il ginocchio avanti, ok, adesso cambiamo il giro e vieni in avanti, avanti, continua, piede a martello, movimenti lenti, ancora, e tieni su, tieni, su, e relax, sciogli, ok, adesso da su porto la gamba dietro e avanti, dietro stringi i glutei e avanti, stringo e torno, vai, e torno, su, e ancora, vai,
ancora 5 4 3 2 1 adesso su su bene bene e relax, sciogli. Ok, adesso porto il ginocchio al petto aprendo l'anca, ok? Quindi è questo e torno giù e torno giù ancora. Quando scendo spingo con il tallone come se dovessi allontanare qualche cosa e spingo, vai, tiro e spingo, vai, ancora, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, sciogli. Ok, recupero un attimo, mi raccomando, prendi la posizione comoda, se fa male la schiena correggiti nella posizione, ok? Adesso gamba tesa, su e scendi, su e scendi, vai, su e giù, su e giù, ancora, vai, ancora, su e giù e stai, relax. Ok, adesso porta il ginocchio avanti e estendo, avanti e estendo, mi raccomando quando estendo spingo con il tallone in fuori, giù e giù e giù, ancora, vai, 5, 4, 3, spingi, 2, 1, l'ultimo e relax, sciogli. Bene, bene, sentiamo che comincia ad attivarsi. Quando brucia è il momento di continuare a lavorare, perché vuol dire che stiamo lavorando. Adesso unisco i movimenti, quindi porto il ginocchio al petto, stendo la gamba e piego avanti, ok? Su, ginocchio avanti e ok, ancora. Qui, su, ginocchio avanti, senza toccare mai a terra, ok? Qui, su e avanti, ancora, su, avanti, gli ultimi, vai, vai, resisti, su, l'ultimo, dietro, stendo su e piega avanti, ok, sciogli. Torniamo lato, mettiamoci dall'altra parte e rivediamo tutto. Quindi, gamba a terra leggermente piegata, gamba tesa, piede a martello e vai su e giù lento, ok? Sicuramente avrete problemi perché farà molto male anche la gamba a terra che ha lavorato. Vai su e giù, vai ancora, vai, vai, ok, resta su, tieni, tieni, non girare mai il bacino, ricordati di stare in avanti, piede al martello, punta rivolta in avanti, tieni, e giù, sciogli,
nuovo andiamo su e giù e resta su piccolo, vai piccoli, vai su, vai vai, resta su, tieni, 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 tieni e relax, sciogli. Ok, adesso andiamo a fare delle rotazioni dei cerchietti all'indietro, lenti, ok? E resta, tieni, conta, 5, 4, 3, 2, 1, sciogli. Sciogli, sciogli. Ok, cambio rotazione e fai in avanti. Vai, vai. Ancora, ancora, resta su. E stop. Recupera. E beh, adesso, gamba tesa, vado dietro e torno. Dietro e torno. Concentra il movimento sulla gamba e sul gluteo che si contrae e stringe. Vai. Non muovete troppo le schiene. Dietro. Ancora. 4. 3. 2. 1. E stop. Sciogli. Ok. Ora andremo a portare il ginocchio al petto aprendo l'anca e torno giù, qui e stendo, qui e stendo, vai. Movimenti lenti e giù, tiro e scendo, tiro e gira, ruota la gamba, apro e torno giù, apro e ruoto. Ancora, 4, 3, 2, 1, l'ultimo e il resto giù, ok, recupero, ora porta la gamba tesa dietro e giù, vai, ancora, su e giù. Ricorda di ruotare il piede e di portare la punta del piede in posizione, ok? E giù, vai, ancora, 4, 3, 2, 1, l'ultimo, e stop, recupera. Ok, ora portiamo il ginocchio avanti, qui e stendo, qui e stendo, mi raccomando il tallone che spinge indietro, spingi, avanti, spingi, vai, ancora, e spingo, spingo, vai, vai, resisti, resisti. 5, 4, 3, 2, 1, l'ultimo, e sto, recupera. Ok, adesso uniamo i tre movimenti, quindi apro anca, ginocchio dietro, torno, stendo e ginocchio avanti, di nuovo. Senza poggiare mai il piede a terra, ok? Avanti, dietro, stendo,
avanti, ancora, dietro, stendo, di nuovo, su, avanti, e gli ultimi, vai, due, uno, l'ultimo, stendo, avanti e sto, recupera, ok, adesso andiamo a fare l'interno coscia, quindi piego la gamba dietro, quindi in questo caso la sinistra, porto la destra leggermente in avanti, piede a martello, mai punta estesa, piede a martello, passo da questa posizione seduta leggermente in avanti sul fianco, ok? Carico il peso in avanti, aiutatevi con la mano per capire che state nella posizione corretta e vai su e giù con la gamba. Mi raccomando, non vi mettete sedute e non ruotate la punta del piede, che è un altro tipo di lavoro, non stiamo lavorando l'interno coscia in questo modo. Vieni avanti, ruota il busto e concentra il movimento qua. Devi sentire con la mano il muscolo che si stringe. Vai su e giù. Ok, aiutati con le mani per capire la posizione. Ancora, su e giù, vai. Su e giù. Resta su. Vai, vai, resta, resta, conto. 5, 4, 3, 2, 1 e relax. Recupera. Ok, adesso su e giù e rimani piccolo su. Ok? Piccolo su. Su, su. Vai, vai, su, su. Su, ancora, tieni su, resisti e relax, recupera, ok, adesso su, piccoli cerchietti, vai, vai, resta e cambia direzione. Fate piccoli cerchietti. Resta su. E vai su e giù piccoli. Su e giù. Resta e relax. Ok. Adesso da questa posizione, gamba avanti e dietro, avanti e dietro. Tieni la gamba sollevata da terra e dietro. Vai. Ancora. Non concentrare il movimento sull'addome, che comunque lavora. Sforzati di lavorare l'interno coscia. Ruota la punta del piede. E sto. Cambio lato, e andiamo su e giù, vai, vai, prendi la punta del piede, piede a martello, il tallone va verso l'alto, non ruotare. Cerca di stare poggiata sul fianco, non stare seduta sul sedere e resta su. E giù, recupera. Ok, di nuovo, vai su e giù. E piccoli, vai, piccoli su, piccoli, su, su. Vai, vai, resisti, su, 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 su,
resta, tieni, 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 stendi la gamba più che puoi, tira, tira e relax, recupera. Ok, adesso i cerchietti. Da qui, vai, rimani un verso, piccoli, e poi nell'altro. Vai, vai, continua. E tieni su. Sollevo la gamba da terra, porto avanti e giù, avanti e giù, vai, avanti e torno, avanti e torno, ok, nuovo, 5, 4, 3, 2, 1, l'ultimo. Ok, e sto, sciogli. Ok, ora faremo un esercizio per concludere l'interno coscia e in questo possiamo utilizzare un cuscino da divano, un cuscino da letto, quello che avete a portata di mano e lo mettete in mezzo alle gambe, in questo modo. E andate a stringere, semplicemente stringo, mettetelo bene bene, stringo e relax, stringo e relax, stringo e relax, ancora, fate più spessore che potete, e qua, spingi e giù, stringi e rilascia, stringi, vai, ancora, ancora. Ok, rimani e chiudi piccoli, chiudi, 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 vai, 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 più veloce che puoi. Tengo, 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 stringi, stringi, stringi e relax. Ok, bene. Sciogliamo un pochettino. Ancora gli ultimi. Ok, e so, vi ringrazio, vi aspetto alla prossima lezione in cui faremo sempre esercizi interno e esterno cosce a un livello medio, utilizzando anche l'elastico. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social Anytime Fitness di Valente, di Facebook, Instagram e YouTube, dove troverete i video che di volta in volta noi trainer stiamo caricando per farvi allenare. E vi ricordiamo anche di seguire le nostre dirette Facebook. Ciao e ci vediamo alla prossima!